And now the end is near. Regalia che parla come assessore al bilancio e dice: una vita amministrativa partecipata, atti decisionali trasparenti, il coinvolgimento della città e dei suoi movimenti e formazioni di partecipazione democratica sono gli obiettivi che la Giunta e la maggioranza si impegnano ad estendere nell'interesse dello sviluppo sociale, culturale ed economico di Cassano. Luigi era così, aveva una straordinaria, secondo me, capacità di ascoltare, perché nel partito lui si sedeva, si metteva quasi sempre a un angolo e ascoltava e osservava, aveva questi occhi che ti guardavano e ti scrutavano, aveva la capacità di analizzare e tutto ciò che ne derivava, la risultante, lui lo applicava sul territorio e corrispondeva perfettamente alle necessità della comunità. La svolta per noi fu quando nel 1964 lui e nel 65 io siamo entrati nel Consiglio Comunale. Con l'arrivo del Regalie era cambiato il modo di fare la politica. Non esisteva zero nido, le scuole materne non erano sufficienti e quindi abbiamo avuto la scuola materna statale. La biblioteca è nata e sorta con l'amministrazione di sinistra. Regalia era anche molto sensibile ai problemi dei più deboli, dei più bisognosi. Case popolare, edilizia convenzionata sono piani che sono partiti e sono stati realizzati. È stato realizzato il palazzetto dello sport. Ricordo la battuta dell'allora presidente della Federazione Italiana Pallamano, onorevole Concetto Lobello, non certo tenero con la sinistra. Devo mandare qualche picciotto da voi al nord per imparare com'è possibile che un'amministrazione comunista faccia sorgere un palazzetto così bello, avendo per di più il coraggio di intitolarlo ad un padrone delle ferriere, e ciò senza un colpo di lupara. In Sicilia non sarebbe mai stato possibile. Questa crociera fu allietata anche dalla circostanza che Regalia mi invitò alla sera, quando si faceva un po' di festa dopo cena, no? Mi invitò al suo tavolo, mi offrì champagne rigorosamente sovietico e se la moglie si ricorda, perché c'era anche lei, ecco, la serata terminò con Regalia e Mafiolini che ballavano il ballo del qua qua. Si trattava di spostare la cappelletta. In occasione del carnevale cassanese ho disegnato il carro per la prima volta, la sfilata dei carri che non era mai passata in via Garibaldi, l'abbiamo deviata in via Garibaldi per passare proprio davanti a casa sua. Mi ricordo Luigino che ha tirato sul telefono e mi ha chiamato a casa. Lui è stato uno dei padri fondatori insieme all'amico Ardito di Cenne Avarese, che è nata nel 66. Da 10 imprenditori gettato le basi che attualmente noi oggi conosciamo. Si poneva il problema di dare un governo alla città. Il 19 luglio nasceva una giunta cosiddetta anomala, nata dalla convergenza di due partiti, DC e PC, contrapposti alternativi ma radicati nella società e comunque intenzionati nell'emergenza a trovare un accordo su di un programma per amministrare Cassano Magnago. Luigi Regalia fu tessitore protagonista, un comunista anomalo per una giunta anomala. Io per lui rappresentavo il Giurgetin, cioè figlio piccolo del Giorgetti Sarto. Giurgetin cresce e diventa collega. La fortuna di avere operato, lavorato insieme. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E quindi... modo di conoscerlo negli anni Ottanta, belle da raccontare, scenette che quando la domenica mattina in modo particolare ci si trovava al circolo per affrontare e discutere delle problematiche, bisognava anticiparlo e stringere i tempi in quanto lui aveva un'autonomia d'ascolto e di discussione limitata, perché famose ormai sono le sue frasi: se era pomeriggio devo andare a casa a prendermi un tè. C'era mattina, devo andare a casa a prendermi il brodino, non perché non avesse gli argomenti, ma in quanto lui già vedeva le cose. Signor Regalia? Sono stati accesi i mutui. Il bilancio di previsioni mi sembra che ipotizzasse sui 9 miliardi di investimenti in vari settori
siamo arrivati a fine anno e non è stata compiuta alcuna operazione del genere. Orbene, non voglio fare processo delle intenzioni, ne discuteremo ampiamente quando la questione sarà posta all'attenzione del Consiglio Comunale. Bisognerà cercare su questa questione di avere una certa moderazione. La regalia, valori ideali non scadevano mai nel settarismo e nell'ideologia. Anche in anni tempestosi ha saputo sempre coniugare moralità e innovazione. La sua esperienza politica meriterebbero di essere conosciuti dai giovani che si approcciano alla politica. E ora la fine è vicina e quindi affronto l'ultimo sipario, amico mio. Lo dirò chiaramente. Ti dico qual è la mia situazione, della quale sono certo. Ho vissuto una vita piena. Ho viaggiato su tutte le strade, ma più, molto più di questo, l'ho fatto alla mia maniera. Rimpianti ne ho avuto qualcuno, ma ancora troppo pochi per citarli. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho visto tutto senza risparmiarmi nulla. Ho programmato ogni percorso, ogni passo, attento lungo la strada, ma più, molto più di questo, l'ho fatto alla mia maniera. Sì, ci sono state volte, sono sicuro, lo hai saputo, ho ingoiato più di quello che potessi masticare, ho fatto il passo più lungo della gamba, ma attraverso tutto questo, quando c'era un dubbio, ho mangiato e poi sputato, ho affrontato tutto e sono rimasto in piedi, l'ho fatto alla mia maniera. Ho amato, ho riso, ho pianto, ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte e allora mentre le lacrime si fermano trovo tutto molto divertente a pensare che ho fatto tutto questo e se posso dirlo, non sottotono, no, non io, l'ho fatto alla mia maniera. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it.